Ciao a tutti, buonasera e benvenuti a questa seconda edizione del Brand New Tour. Siamo al secondo anno. E che cos'è poi? In realtà sono 12 concerti in giro per l'Italia. Si parte quindi da Roma questa sera per arrivare poi fino a Milano il 29 di marzo, quindi ci sarà l'ultima serata, la serata conclusiva. Assolutamente gratis, come questa sera del resto. E quindi cercano di proporre la loro musica grazie soprattutto a MTV che le ha scelte, grazie a Brand New. Quindi io direi di iniziare subito questa sera con la prima band, e non a caso sono stati scelti loro perché vogliamo subito farvi capire qual è l'intenzione del Brand New Tour, ovvero una scarica d'adrenalina. Quindi salgono sul palco Shandon. Qualcuno di voi conosce una dolce fanciulla che si chiama Janet? Janet, let's talk about the future. Janet, take care of that life at you. What's a trip for? Jump to the left. I primi a salire sul palco del Brand New Tour, quindi si capisce già l'intenzione che abbiamo. Ah, una cosa nata per caso, perché io suonavo in un gruppo e conoscevo, ero proprio classica cosa da paesini, conosci gli altri compagni di altri gruppi, Verdello Inferiore. No, praticamente conosci un po' l'ambiente, i gruppi della zona, e a un certo punto dici: ah, sto facendo questa cosa, mi interessa, e ti ritrovi con tipo 3-4 gruppi sulle spalle, e alla fine con quello che funziona di più vai avanti. Facciamo una presentazione Shandon partendo da Max trombonista, Pedro la tromba, Walter, batterista nuovo che c'è da 2 mesi. Io sono Andrea e sono il basso. Io sono Marco e suono la chitarra. E sono Olli e suono la chitarra e canto. Certo, sempre.
anche in situazioni più estreme. Secondo le regole? Certo. Però senza il borsino. Senza il borsino rimbalza troppo. Intanto il macello che sentite, perché dall'altra parte ovviamente stanno suonando, avete abbandonato sempre di più l'inglese per dare spazio all'italiano. Ma io direi che è un caso, non è una cosa voluta che doveva essere più italiano piuttosto che... Era semplicemente per il fatto che quando facciamo i pezzi, le cose... Quando uno porta un pezzo o porta un cantato, si cerca di fare un testo che sia musicale sopra quel tipo di cantato, quindi se viene in italiano si porta avanti la strada dell'italiano, idem per l'inglese. In questo caso sono venuti più pezzi in italiano degli altri dischi che avevano magari meno episodi, però pura casualità. Partiranno per l'Unione Europea, dal 6 aprile al 6 maggio, alcune date in Germania, altre in Olanda, in Belgio, in Danimarca e in Francia, per chiudere in Austria, per poi ritornare quest'estate per alcuni festival in Germania e in Croazia, dove già sono stati, e in Slovenia, in una parte est. Grazie!